Buonasera da Colonnella in provincia di Teramo, benvenuti ancora una volta insieme a Rete 8 per quella che è la seconda serata di Calici di Stelle. Questa gradinata ieri è stata protagonista con tantissimi amici che sono venuti a trovarci, questa sera replichiamo ovviamente tra buon vino, naturalmente con le cartine che siglano il territorio, con la gastronomia, con la storia, con l'arte, con l'astronomia se vogliamo anche, e con tante altre grandi e piccole curiosità. Diversi ospiti questa sera, io vorrei cominciare da una ospite che ha già cominciato in realtà il suo lavoro, non è nuova alle telecamere, vieni qui vicino a me per un attimo, ti devo interrompere, col pennello saresti stata una sorta di cavaliere armato, sì vieni, facciamo in modo di stare a favore di telecamera, anche se qui in un paese è, come dire, un po' strana come situazione, perché non è un palco lineare, abbiamo delle gradinate meravigliose, abbiamo tante persone che ci circondano, la mia cara Cinzia Napoleone è abituata a tanta gente vicina mentre lavora. Sì, sicuramente, perché insomma mi piacciono molto questi borghi particolari e quindi vado dovunque essi siano in giro per l'Abruzzo, per l'Italia, inseguendoli a tutto spiano per dipingere le cose belle del nostro territorio, insomma, e oltre. Ecco, tu stasera sei splendida ospite qui a Colonnella, forse la telecamera con questa luce un po' tagliata non riesce a cogliere il dettaglio dei tuoi occhiali, lei è dipinta fino all'ultimo dettaglio ma in senso positivo, pinta come direbbero gli spagnoli o gli antichi, e ho visto che stai lavorando su un elemento tipico del territorio, parliamo di una botte perché stasera parliamo soprattutto di vini, di calici, di meraviglie che hanno avuto anche molti riconoscimenti e poi ne scopriremo in dettaglio ancora qualcuno, ma questa botte la stai trasformando completamente? Sì, dipingerò un paesaggio per Calici di Stelle, tutto per Calici di Stelle, questo paesaggio straordinario in questa botte che adesso è grezza e poi diventerà un piccolo gioiello. Noi siamo curiosi di vedere il risultato finale, ma io verrò a disturbarti ogni tanto. Tu lavorerai circondata da tutte le persone che si accalcheranno qui sulla gradinata per degustare, perché ci sono i percorsi ben indicati e strutturati, devo dire, con molti esperti che accompagneranno tutti quelli che sono i nostri amici. Ti lascio lavorare, cara Cinzia, per il momento tornerò presto da te e intanto mi sposto, spazi permettendo, perché fare le gradinate è meraviglioso, in mezzo alle persone ancora di più, ma se poi abbiamo intorno a noi, vicini a noi, tanti amici che abbiamo incontrato in un lungo e articolato percorso, è ancora più bello. La musica non manca mai in questi nostri incontri, il Rete 8 Tour Village ama incontrare i borghi, i paesi, le persone e i tesori di questi nostri territori. Con noi questa sera ritroviamo con piacere i musicisti che hanno voluto rendere uno splendido omaggio a un artista come Francesco De Gregori. Il gruppo porta il nome di una delle sue canzoni, Sempre e per sempre. Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo erano la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostra in maniera lampante l'esistenza di Dio. Del Dio che progetta la frontiera e costruisce le ferrovie. A quel tempo io ora che giocava a Ramino e che si chiama le donne. Credo non è romantico quando è baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto sicuramente la me. La differenza salta agli occhi, la locomotiva, la strada segnata,
Adesso decise la sorte del bufalo, la finire dei miei baffi e il mio mestiere. E ora vi voglio dire ciò che uccide per rubare. E c'è chi uccide per amore, il cacciatore uccide sempre per giocare. Io uccidevo per essere il migliore, mio padre guardiano di mucche e mia madre una contadina. Io unico figlio biondo, quasi come Gesù, avevo pochi anni e vent'anni sembran pochi. Molte volte a guardarmi e non li trovi più. E mi ricordo infatti di un pomeriggio triste. Io, con mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul cielo di una strada, contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo. Si presentarono i 50 anni e un contratto col circo. Passa bene a girare l'Europa e firmai col mio nome, firmai e il mio nome era Popolo B. Sempre e per sempre qui a Colonnella ci hanno aiutato ad aprire questa nostra serata. Lei si sta comportando in maniera scorretta, okay. Non si dà mai le spalle al pubblico. Assolutamente, al contrario, confermo lì. Avete già capito che lui è il portavoce di questo gruppo. Io volevo ringraziare i ragazzi, primo perché sopportano, a parte gli scherzi, un vecchio amico come il batterista Bruno Ruggeri, ma soprattutto perché hanno saputo individuare in questo lo sopportato. Io lo so che lo sopportate, ma si scherza ovviamente, perché tra amici si può fare. Hanno avuto la fortuna, la capacità, il talento di individuare una voce giovanissima come il vostro frontman, a cui farei un applauso, che è incredibilmente simile al timbro vocale del grande Francesco De Gregori. Allora, velocemente una sintesi della vostra storia, perché poi dovete suonare e cantare ancora. La storia è semplice, 3 anni di musica insieme a questi ragazzi. Noi. Dopo questo. Tre anni, hanno capito. 3 anni insieme, siamo nati dal nulla, sperando di cadere in una grande così fortuna. Infatti a ottobre saremo a Roma a un concorso nazionale con Mogol, con la speranza che scongiuriamo che l'Abruzzo prenda anche il suo sopravvento. Beh, diciamo su un po' di eventi nefasti, però la volontà c'è, il talento c'è, voi siete tutti grandi artisti, più tardi vi presenteremo anche uno per uno. Questa sera ovviamente avete deciso di fare un tributo totale a De Gregori. Allora, se posso permettermi,
questo gruppo in Abruzzo è stato l'unico gruppo che innanzitutto ha vinto due festival internazionali in Italia e poi ha fatto una serata importante, di cui vorrei un applauso grande, a Rigopiano per le 29 vittime dell'hotel Rigopiano. È stato un evento molto ben seguito e molto ben strutturato, quindi voi siete stati tra i primi tra l'altro a proporvi e a suggerire una serie di cose, e per questo Bruno vi ringraziamo. Io tra poco tornerò da voi per chiacchierare, perché abbiamo diversi ospiti e momenti questa sera, però ti faccio tornare al lavoro, perché adesso due altri brani li possiamo ascoltare subito, vero? Poi vi concederò di rilassarvi mentre andiamo a scoprire gastronomia, vino e molto altro. Poi ce ne sarà anche per voi, ovviamente. Noi saremo qui con Rete 8 per documentare questa seconda serata, tra l'altro stelle cadenti, qualcuno la vedremo un po' sul tardi quando la luna si abbasserà. Preparate anche l'elenco dei desideri da esprimere. Con cosa andiamo avanti? Allora, come comandante della nave pirata facciamo Titanic, eh? Fantastico, Titanic. I sempre e per sempre. Costa 1000 lire, la seconda 100, la terza è l'odore spavento, il sudore dal bocca a porto e l'odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho pelle pronte le 1000 lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello, e ci mettasse il suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere tra le mani. E con il ghiaccio dentro un bicchiere, faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale, a questa luna gigante. L'ha detto che in terza classe, che in terza classe si viaggia male, questa cuccetta sembra un letto per piazze, ci si sta meglio che all'ospedale. E noi cafoni sono sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, e quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna a metallo, e quando suona le sirene ci sembra quasi che canti. Mi sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore, che la piana si possa squagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira, gira che piove nera, per noi ragazzi in prima classe che per non morire si va in America. Detto, le lunghe dita celesti nell'aria, che trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria, e riceveva messaggi di auguri in queste tutte le lingue del mondo, comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quegli occhi di ghiaccio così difficili da aiutare, penso magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farà toccare. E come bella la vita stasera, da un amore che tira, un padre che pratica, con noi ragazzi di prima classe che per non morire si va in America. Con noi ragazzi di prima classe, cosa ci si va in America? Con noi ragazzi di prima scelta, che può provarci si va in America. Grazie.
Grazie, grazie. Se mi puoi alzare la chitarra, la monitor e la batteria, grazie. E ora proseguiamo con un terzo brano dal titolo che tutti conosciamo sicuramente, Alice, dedicata a tutte le belle donne, dai, tutte le donne innamorate. Thank you.
Grandi e splendidi ospiti, sempre e per sempre, ormai amici di Rete 8, della produzione del Rete 8 Tour Village, ci accompagnate in questa serata. Tra poco vi riascolteremo perché non è finita la nostra serata, anzi siamo appena agli inizi. Io però so che molti hanno già cenato, hanno stuzzicato, sono venuti qui magari per assaggiare, degustare un buon vino, parlare anche con le cantine per conoscere meglio il prodotto, ma noi vogliamo conoscere non soltanto vini e sentire, annusare odori. Noi vorremmo anche capire come cucinare meglio qualche piatto tipico, tradizionale. Ieri sera la chef ospite di Jennifer Di Vincenzo per Chef in Cucina ci ha regalato una ricetta che vedeva l'agnello come protagonista insieme a una giardiniera. Io sento un aroma che sale, anche se in realtà è la mia fantasia, ma Jennifer, con la nostra chef, può raccontarci qualcosa di più preciso. Siete pronti? Prontissime, Maria Rita, buonasera a te, buonasera a questo pubblico meraviglioso, in questa location veramente fantastica. Io sono emozionata a vedere tante persone in un contesto così bello e così pieno. Quindi buonasera a te, Maria Rita, buonasera ovviamente ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo da casa e buonasera alla mia chef. Sono felice di avere al mio fianco una chef donna. Grazie. Patrizia Corradetti, del ristorante Zenobi. Sì. Sono Patrizia Corradetti, lavoro all'interno di una cucina da ben 24 anni. Il nostro ristorante è posizionato nelle campagne di Colonnella. Proprio qui a Colonnella, quindi sì. Giochiamo in casa questa sera. Sì, sì, per me è stata veramente... un grande onore. Beh, perché... noi ti abbiamo cercata perché noi vogliamo rappresentare perfettamente il territorio, così come viene rappresentato meravigliosamente dalle cantine questa sera, che rappresentano veramente l'eccellenza del territorio abruzzese, in particolar modo questa sera Colonnella, che ha veramente tantissimo da offrire e da proporre. Il paesaggio di Colonnella è veramente entusiasmante, è la parola giusta. Tra l'altro io sono venuta a Colonnella la prima volta poco tempo fa, mi vergogno a dirlo, e quando ho scoperto questa piazza meravigliosa, questa scalinata, ma che cioè più bella di Piazza di Spagna, veramente sono rimasta colpita da questa meraviglia. È veramente fantastica. Ed è fantastico anche il piatto che ci realizzi questa sera. Speriamo di sì. Allora, che cosa ci propone? Propongo una ricetta di baccalà. Sì. Baccalà con... pomodoro confì, pinoli, uvetta e cipolla di Tropea. Bene, quindi praticamente abbiamo l'abbinamento classico di baccalà e cipolla, però ci sono degli elementi innovativi. Sì, che cercano un po' di rinnovare alcune ricette. Io lo dico sempre, Patrizia, noi siamo molto fortunati perché abbiamo una grandissima e fortissima tradizione abruzzese dalla quale possiamo partire, ma che ci consente di innovarci grazie alla professionalità dei nostri chef, e in particolar modo questa sera alla tua professionalità, Patrizia. Grazie infinite e vi inizio a spiegare. Okay. Allora, innanzitutto presentaci gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per realizzare questa ricetta, perché ovviamente i nostri ospiti, i telespettatori a casa, poi potranno sicuramente provare a rifarla, perché... Certamente, è una ricetta molto semplice. Con i tuoi consigli ce la possiamo fare? Sì, senz'altro, ma... non è complicata assolutamente, l'unica particolarità è che bisogna preparare perlomeno due componenti il giorno prima. Ok. Allora, va tagliata, cioè va pulita e affettata la cipolla. Eccola qui. Io ho adoperato la cipolla di Tropea e... va affettata e messa in acqua e ghiaccio la sera prima. Ok. E la sera prima va preparato anche il pomodoro. Il pomodoro va... quindi questo? Sì. Ok. Va spellato nella maniera tradizionale, facendolo bollire 3 minuti in acqua, scottare 3 minuti in acqua, poi spellare, spezzettare, passarlo al forno un'ora a 120 gradi. Ok, un'ora a 120 gradi. E diventa un pomodoro asciutto. Okay. E perde buona parte dell'acqua e buona parte dell'acidità. Però conserva tutta la sua dolcezza, sì, tutto il suo aroma. E il sapore del pomodoro. Cioè viene esaltato il sapore del pomodoro. Poi? Allora, io il giorno successivo, io
Adopero un baccalà, già, il cuore e il filetto di baccalà, il cuore del filetto di baccalà. Ok, quindi proprio questo, già mollato, questo che vediamo, sì, qui. Questo pezzo qui, taglio, sì. Lo faccio a pezzi di questa grandezza, lo scotto in padella, con olio in padella. Poi, in un'altra padella a parte, sì. Lo faccio vedere perché è semplicissimo fare questo passaggio. In un'altra padella metto olio, la cipolla che precedentemente messa che in acqua. Scolo, la metto in acqua perché la cipolla il passaggio di una notte nell'acqua e nel ghiaccio, okay. Serve a far perdere alla cipolla la scarsa digeribilità e rimane la dolcezza della cipolla. Ok, quindi togliamo tutto ciò che ci dà fastidio. E un'altra particolarità è che le fette rimangono integre, non si sfaldano durante la cottura. Ah, questo è un segreto che non conoscevo, ecco, Patrizia. Ecco, io ve lo... è veramente per l'impiattamento quando il piatto, cioè il baccalà viene impiattato, si nota la cipolla, il pomodoro, quindi il rimangono tutti i colori, tutti i componenti si notano tutti sul piatto. Ok, prima operazione che dobbiamo fare? La prima operazione, io ho messo l'olio e la cipolla, accendo il gas. Ok, aspetta che dobbiamo girare i fuochi, eccoli, sì, qui. Okay. Quindi fiamma alta. Sì, non altissima perché la cipolla non deve bruciare. Ok, bruciare. Ci siamo. Vabbè. Patrizia, posso sì, essere sì. La tua assistente questa sera, certo. Che non c'è Virginia, faccio io. Sì, grazie mille. Faccio soffriggere la cipolla, ma appena qualche minuto per finire la cottura della cipolla, che io faccio finire la cottura della cipolla prima di mettere il baccalà, sì. Mi aiuto con un po' di brodo vegetale. Vi posso dire che la particolarità della mia cucina e il mio aiuto fondamentale in cucina è il brodo. Io ogni mattina nella mia cucina c'è il brodo vegetale quando ho bisogno del brodo vegetale e il brodo di carne quando ne ho necessità del brodo di carne. Ok, bene, quindi allora, praticamente faccio andare la cipolla. Ok, questo dobbiamo aspettare un attimo. Eccola qui, alziamo sì. Un po' la fiamma. Ok. Se tu vuoi andare avanti in un altro passaggio, della cipolla me ne occupo io. Va bene. Va bene? Ok. Allora, gli altri ingredienti necessari, il sale, però non tutte le volte c'è bisogno del sale. Okay. Dipende da come... Da come è il baccalà. Da come è il baccalà. In questo giusto? Caso stiamo utilizzando un baccalà già praticamente ammollato. E dissalato. C'è un'azienda qui nelle vicinanze che da qualche tempo in azienda fa la dissalazione. Praticamente vabbè, il baccalà già dissalato, pronto all'uso. Allora Patrizia, io ti lascio preparare, sì. Nel frattempo chiamo Maria Rita, sì. Che viene qui accanto a me e conosciamo alcuni produttori. Grazie, sì. I profumi cominciano ad arrivare e sono fantastici, poi la cipolla... Vero? Rossa, sì, con rossa. La pellicina rossa, io la amo. E poi la cipolla di Tropea è fantastica, Maria. È meravigliosa. E abbiamo però anche in questo caso voglia di abbinare, di coordinare quello che è il gusto di questo prodotto, che è stato un prodotto economico per tanto tempo. Sì. Baccalà, mi ricorda tanto la parola portoghese, bacalao. Guarda, lo volevo dire io, mi ha insegnato una cosa meravigliosa questa sera. Maria Rita mi ha insegnato che la parola baccalà deriva dal portoghese... Bacalao, bacalà. Devo dire merluzzo. Poi in realtà ci sono tante altre rivendicazioni di origine, okay. Però bacalao e baccalà si beh, sente sì. Che è proprio beh sì, quello. Deve essere proprio così. Abbiamo tante cantine qui che stanno facendo conoscere i loro prodotti ai nostri numerosi visitatori. Questa sera c'è veramente il pienone, come sì. Vedi, siamo sì, circondati sì. Di una cosa bellissima. Bellissimo, veramente molto bello. So che è arrivato un ospite per la cantina Lepore, quindi lo conosciamo, lo faccio avvicinare così anche lui prego, si inebria. Prego, così si può inebriare di questi profumi. Benvenuto, così siamo in piena luce e in pieno sapore e odore. Benvenuto. Bene, grazie.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Il vino serve ad esaltare un piatto, non serve a coprirlo, quindi l'abbinamento è sicuramente buono. Promuovere un territorio significa anche far conoscere i prodotti, perché i prodotti vengono dal territorio. Io dico sempre ai miei rappresentanti, quando vendete il vino vendete un pezzo di territorio. Che meraviglia, e che meraviglia. Questo è la verità. Il vino è l'espressione di un territorio. E io sono contento di avere l'azienda Colonnella con operatrici come Patrizia, che nella sua semplicità ha sempre fatto una grande cucina di qualità. Grazie. E quindi per me è un onore poter abbinare un mio vino a un suo piatto. Anche per ecco, me. Andiamo sul concreto. Per esempio, abbiamo la Cantina Lepore qui fisicamente presente con noi in questo momento. Quale vino della sua cantina, quale etichetta potremmo sposare a questo piatto? Io ho portato una passerina che fermenta in barrique di acacia. Io ci tengo molto, parlando di territorio, voglio parlare dei vitigni del territorio. Noi siamo l'ultimo paese ai confini con le Marche, non per niente ho conosciuto due bravissimi sommelier marchigiani che poi parleranno dei vini, quindi abbiamo anche quella che può essere un'influenza marchigiana. E quindi un grande vitigno, per me la passerina, perché quando nel 92 l'abbiamo imbottigliata per la prima volta in purezza tutti ci hanno preso per pazzi. E chiaramente mio padre, quando l'ha ripiantata, l'agronomo diceva: ma cosa stai facendo? E invece dopo 10 anni di commercializzazione siamo riusciti a sfaccettare questo vitigno, che ha una complessità, un'acidità fissa molto lunga, quindi alta, che ha una longevità, si adatta a qualsiasi tipo di lavorazione. Infatti quella che assaggiamo stasera fermenta in barrique di acacia, dove fa batonage, ma poi ne parlerà il nostro bravissimo sommelier. Intanto ci ha dato già un po' di dritte, perché un vino non si sceglie mai a caso. Molti di noi, in maniera ingenuamente ignorante, lo dico da ignorare, cioè non conoscere. Che non conosce. Esatto, poi si può sempre imparare, anzi si impara ogni giorno. Si impara sempre. Sceglie un bianco, un rosato, un rosso. Se ci si ferma un poco di più a osservare, anche a leggere le etichette, a leggere la gradazione, a leggere l'anno di imbottigliatura, tante piccole sfumature, poi sul web ormai c'è tanto sui vostri vini, su tutti i prodotti si può imparare ogni giorno e si può diventare, non dico degli esperti, lì ci vuole una vita intera e non basta, però si può capire come non cadere in grandi errori. In tanti per esempio dicono: anche il rosso può andare col pesce. Tu l'hai mai assaggiato il rosso col pesce? Io non ho mai assaggiato il rosso con il pesce, ma sono un amante di vino rosso e lo voglio fare. E poi questa sera magari lo chiederemo ai nostri sommelier. Esattamente. Se è fattibile questa cosa, mi ha dato un'idea. Con alcuni rossi e con alcuni tipi di polpa di pesce, perché no? Tra i rossi della Cantina Lepore, lei di cosa è fan? Io continuo a parlare di territorio, quindi la DOCG Colline Teramane, il re e la riserva Luigi Lepore, a cui tengo particolarmente perché porta il nome di mio padre, che nel 93 mi ha abbandonato in questo percorso, ma con tanti insegnamenti che mi hanno permesso forse di arrivare anche dove siamo. Ma come ha detto lei, non si finisce mai di imparare. Noi gli anni li misuriamo in vendemmie. C'era Sandra, e non si finisce mai. C'è chi ha 50 vendemmie alle spalle e ancora dice: devo imparare. Che poi la natura continua a cambiare, il territorio si evolve e il gusto delle persone cambia. Sì. Le tendenze, no, perché poi alla fine noi possiamo fare i filosofi, quello che vogliamo, ma dobbiamo anche renderci conto di una cosa: il vino lo dobbiamo vendere, quindi comunque dobbiamo seguire quella che è la tendenza di mercato, dando l'impronta del vignaiolo, quindi non cascare nella globalizzazione del gusto, che è un termine molto usato in questi ultimi tempi. Io la ringrazio per questa veloce consulenza. Ovviamente invitiamo tutti quelli che ci stanno seguendo a visitare sotto le arcate le postazioni delle cantine. Con noi in questo momento Lepore. Io volevo soltanto dire una cosa, volevo ringraziare il comune di Colonnella, perché devo dire che noi dal 92, vabbè, siamo viticoltori dal 50, però devo dire che il comune negli anni ci ha sempre aiutato a promuovere il territorio. Il paese è bellissimo, si presta a queste manifestazioni e devo dire che quest'anno è stato fatto un salto di qualità enorme, quindi i complimenti vanno a tutti i sindaci che si sono avvicendati, ma non per ultimo di importanza il sindaco Leandro Pollastrelli.
che si sta godendo la serata circondato dalla movimentazione di questo grande pubblico. Grazie alla Cantina Lepore, buon lavoro a voi perché la serata è ancora lunga. Noi nel frattempo fare un riepilogo dei passaggi che abbiamo fatti perché siamo andati avanti. Vi seguivo con l'olfatto praticamente. Ecco Patrizia, allora, illustraci che cosa hai fatto. Ho finito di far ammorbidire la cipolla. Sì. Ho aggiunto un filetto di alice di insalata. Anche il pomodoro. Il pomodoro, il filetto di alice, l'uvetta e ho cercato di amalgamare i vari ingredienti e unisco adesso i vinoli. Ok, perfetto. Faccio andare ancora un po', aggiungo un altro pochino di brodo. Quindi continuiamo ad aggiungere il brodo. Sì, sì. Eccolo qui. Questo sempre per far andare un po' il piatto. Per far amalgamare anche i vari sapori. Ma sai che è bellissimo cucinare insieme a te, Patrizia? Mi sento proprio a casa. Grazie. Mi sento proprio a casa insieme a te. Sì? Sì. Male, ecco, adesso ci vorrà un altro po' di liquido. Così. E adesso iniziamo a mettere i cubotti di baccalà. Questo praticamente l'abbiamo precedentemente fritto, giusto? Sì. Ok. Passato infarinato. Quindi passato infarinato nell'olio. E fritto. Passato nell'olio. Sì. Scottato nell'olio. Ah, quindi non fritto, no, cioè solamente no, sì, scottato nell'olio, l'olio, girandolo sì, pian piano, giusto? Sì. Ok. E crea una protezione. Sì, una sottile pellicina molto molto gustosa. Non si sfalda, quindi non si rompe, siamo più sicuri. Rompe. Bene. Cerchiamo di non farlo rompere. Ma ce la facciamo sicuramente. E metto. Ecco, mentre fai questa operazione, sì. Patrizia, io vedo qui Lady Chef. Ce ne vuoi parlare di questa associazione meravigliosa? Fatta sì. Da donne per le donne. Un sodalizio creato ad agosto di due anni fa. Abbiamo Enza Liberati, che è il nostro capo. Sì. E, che salutiamo. Che ha coordinato il tutto. E devo dire è un gruppo di donne molto determinato. Possiamo dire che è un cuore di tante donne che batte insieme. Sì, cerchiamo di fare di proporre la cucina abruzzese cercando di mantenere le ricette della tradizione e cerchiamo di fare anche delle manifestazioni dove c'è bisogno, dove ci chiamano anche in veste proprio di chef. Io preferisco chiamarmi cuoca, però vabbè, è qua. A me piace tantissimo chiamarti Lady Chef, lo trovo va veramente benissimo. Bello. Ok, io infatti ce l'ho. È veramente bello. E devo dire che è un gruppo fantastico di donne molto molto grintose. Sì. Anche perché Patrizia, per fare questo tipo di lavoro bisogna avere tanta grinta, veramente sì. Tanta, perché è un lavoro molto impegnativo. Ci vuole tanta determinazione, tanta dedizione anche, buona volontà, spirito di sacrificio anche perché sì, è veramente anche perché si deve abbandonare cioè una parte della vita te la devi scordare. Però dai, possiamo dire che molto sì. Probabilmente poi la passione, l'amore che ma mettete per il vostro lavoro vi aiuta. Allora, io quando ho iniziato, lo dico sempre, non sapevo fare nemmeno un sugo. Io non ci credo, Patrizia, non ci credo. Guarda, questo te lo posso... Poi tu hai la fortuna di essere una fusion tra l'Abruzzo e le sì, Marche. Sì, sì, sì. Questo, io sono marchigiana di nascita, però sto in Abruzzo dal 1 gennaio del 1969. Quindi tantissimo, possiamo quindi, dire che sei abruzzese al 100%. Sì. E poi abito in Abruzzo dal 71 e a Colonnella dall'83, devo dire. Io sono nata nel 1983, vedi? Quindi sono 34 anni che sei a Colonnella.
Guarda, io c'ho una... potresti essere mia figlia. Visto? Perché mia figlia più grande c'ha 43 anni. Ma io ti prenderei come mamma perché così mi insegneresti tantissime cose che io amo tantissimo, spero. La cucina. Amo io... mangiare, quindi... Pensa un po' che io ancora imparo. Ancora impari. Ancora imparo. È vero, me lo dicevi ieri, tu dici che hai ancora tantissimo da imparare. Sì. Si impara sempre. Sì, no, in cucina non si finisce mai. È un mondo meraviglioso quello della cucina, veramente. Assolutamente, assolutamente. Non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di scoprire. Noi abbiamo parlato di tradizioni, no? Però vediamo posso qui... dire una cosa, la cucina abruzzese è infinita. È infinita. Questo l'abbiamo detto anche ieri. Sì, guarda, ti dicevo, Patrizia, noi parliamo di tradizioni. Sì. E abbiamo tutti questi prodotti Conad che veramente valorizzano le specialità tipiche regionali. Sì, ho visto, io alcuni... Questi nuovi veramente per me è stato un incontro, non li conoscevo perché purtroppo... Tu conoscevi l'altra linea, quella sapore dintorni? Conoscevo sapore dintorni e di questa linea ho adoperato alcuni prodotti anche all'interno... Sono prodotti proprio tipici regionali di tutti i prodotti italiani, della nostra meravigliosa Italia, allora, veramente un territorio ricco. Diciamo che faccio al 90% una cucina della tradizione. Con quel pizzico di innovazione però. Sì. Fai qualche scappatella ogni tanto. Sì, e ci sta bene, dai. Mi piace anche per cercare di proporre le ricette della tradizione con qualche botta di novità. E poi mi dicevi, quindi hai notato questi prodotti nuovi, sì, che sono prodotti biologici. Ecco, ti devo dire che ultimamente... Verso natura. Sì, c'è anche proprio una richiesta. C'è una grande richiesta, infatti sono fatti proprio per andare incontro alle esigenze di chi, insomma, chiede qualcosa in della... più. Delle tantissime persone che ultimamente si sono avvicinate alla cucina vegetariana naturale. E vegana. Quindi anche. Ci sono tantissimi... E io so che nel tuo ristorante si fa anche la cucina vegetariana, quindi anche per chi... Anche vegana. Anche vegana addirittura. E anche nel rispetto delle intolleranze. E questa è una cosa importantissima, anzi voglio approfittare di questo momento per dire ai nostri telespettatori e a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento qui in piazza che Chef in Cucina, che vi accompagna tutti i giorni su Rete 8, chi ci segue lo sa, ha dedicato quest'anno una giornata a settimanale dedicata proprio a chi ha problemi di celiachia, perché le intolleranze sono problematiche, come tu ben serissime. E la prossima stagione televisiva faremo anche delle ricette vegetariane, quindi insomma cerchiamo anche noi ovviamente di dare voce e spazio a queste esigenze, anche perché sono bisogna rispettare ed è meraviglioso vedere una chef come te, una lady chef preparatissima in questo. No, io ho studiato. Hai studiato? Si vede. Ho studiato. Si vede. Ho studiato per avvicinarmi alla cucina vegetariana, alla cucina vegana, che è ancora... La cucina vegana è veramente molto difficile, però è anche molto gustosa. No. Però ti posso dire che ci sono alcune ricette della tradizione con le quali tu puoi tranquillamente giocare. Servire giocare. I vegetariani, i vegani. Allora, io penso sempre, quando io sono un'appassionata di fagioli tondini del tavolo, non so se li conosci. Sono buonissimi. Sono un prodotto tipico del mio territorio. Ti posso dire, ho fatto una classifica. Vai. I fagioli tondini del tavolo sono il top, e i fagioli di Paganica. E i fagioli di Paganica, bravissima. Ecco. Allora, io quando d'inverno, sai, quando fa freddo, no, mi preparo questi fagioli tondini del tavolo con la zucca, penso, ma quanto sono fortunati vegani, perché quello è un piatto vegano al 100%. Sai che io faccio i fagioli con la zucca? Zucca e fagioli, io la faccio sempre. È un prodotto proprio, è un piatto tipico Fantastico. Io sono di Loreto Prutino, come ti dicevo, no? E lì zucca e fagioli è un must. E si fa con i tondini del tavolo. Certamente. Noi abbiamo chiacchierato tantissimo, e devo dire ma qui che come era, ci troviamo? Non è molto tempo che li ho provati, me l'ha portato un signore e mi ha detto prova. L'ho scoperti tardi. L'ho scoperto tardi perché ho sempre usato nella mia cucina, sempre, quando li ho trovati, perché purtroppo... Allora facciamo così, visto panetti... che tu sarai una delle protagoniste della prossima stagione televisiva, te li porto io e poi ci facciamo dei piatti vegani per i nostri telespettatori. Sicuramente. Che ne pensi? Guarda, fantastico. Fantastico veramente, perché è un po' di tempo che io sto pensando, oltre
Allora, nel ristorante quando ti prenotano e ti dicono che ci sono dei vegetariani e dei vegani, tu ti organizzi e sei pronta, sì, certo, e non fai brutta figura per dire certo, non, bisogna non ce prepararsi. L'ho, no, bisogna prepararsi. E sto pensando, mi sto preparando ad inserire proprio fisso dei piatti, così la gente arriva, non deve... Brava, cioè averli sempre nel menù. Deve trovare okay, i piatti vegani o vegetariani. Ma che... una zucca e fagioli con il ferfellone, questo peperone secco fritto sopra, no? Cioè, ma che cosa c'è meglio di questo? No, no. Con una bruschetta. È una cosa fantastica. Ma io non sono vegana, poi metto anche l'alice magari, no? L'alice è quella sotto sale fritta. Buonissimo. Antichissimo questo piatto. Antichissimo, è uno dei piatti. Ma io sono cresciuta con una nonna che mi ha insegnato le tradizioni, quelle sai più recondite dell'Abruzzo. Però devo dire che l'Abruzzo ha un'altra caratteristica. C'è una grande differenza anche di tradizioni e di piatti, ad esempio tra il teramano e il pescarese. Sì. Quindi veramente c'è tanto, tanto, tanto da scoprire. Io chiamo Maria Rita, vedo Maria Rita qui, possiamo, che si sta avvicinando secondo me per il profumino che sente. Faccio da portavoce anche della corte che si è creata qui intorno, perché in molti ci seguono dal maxi schermo, seguono tutte le operazioni e tutte le spiegazioni, anche storiche e annotative del territorio. Ma qualcuno chiede, ma è cotto? E una volta cotto, sì, chi lo potrà assaggiare? La domanda di tutte le sere, alla fine quando c'è uno c'è più. I non più è fortunati, però. Chi arriva prima? Abbiamo una forchettina. Comunque si può assaggiare al ristorante. Ah, è pronto? Sì, manca poco. Perché ma... noi tra poco avremo anche dei sommelier, come anticipavi, che faranno sì, una proposta particolare di abbinamento. Sì. Okay. Dettagliando anche la ragione specifica. Eh sì, magari secondo me ci stupiranno anche con questi abbinamenti, non probabile, saranno proponsoli. Scontati mai, assolutamente. Mai scontati, sì, perché poi, diciamo, anche per quanto riguarda l'abbinamento con il vino, no, come dicevamo in precedenza, bisogna vedere un po' le sfumature, no? Non essere così rigidi come, non so, magari vino rosso allora, con la carne, vino bianco con il pesce, non è detto, non è dobbiamo qui imparare. C'è un bel po' di antico in questo piatto, perché l'uvetta, che è quel dolce unito ad altri elementi, c'è un tocco di antico vero, sì, anche sì, come percezione. Noi siamo abituati oggi a mangiare tanto salato o tanto dolce, in realtà sì, è vero, storicamente se guardi anche le ricette di Apicio dall'antica Roma, ma anche prima ce n'erano. Sei di fantastica, particolari, Maria Rita. Sono curiosa, sono una curiosa onnivora, poche cose non assaggio, poche cose non voglio conoscere. Io sono golosa invece oltre che curiosa, quindi golosa, amica mia, fondiamo un club. Siamo del in cioccolato due. E ci dedicheremo anche agli abbinamenti su quello. Anche lì c'è tanto. Brava, da dire. La lancio lì, poi vedremo, ci organizzeremo in tempo. Intanto qui bene, il baccalà, che io da piccola non amavo, l'ho rivalutato da adulta perché proposto con degli abbinamenti, con delle verdure, l'ho scoperto in Val Vibrata, guarda caso siamo qui in questa zona, perché qui è un piatto tradizionale molto sì, amato, sì, molto utilizzato e ben proposto. Sì. E poi mi ha convinta e appena posso lo cerco. E poi a proposito di quello che dicevi in precedenza, no? Del fatto che tendiamo a mangiare o troppo dolce o troppo salato, ma io sto imparando con i nostri chef che utilizzando le spezie in cucina possiamo anche limitare tantissimo l'utilizzo del sale. E anche per quanto riguarda il sale c'è tantissimo da imparare, perché ad esempio basta utilizzare, vero Patrizia, un sale rosa dell'Himalaya e magari, lo dicevamo, l'abbiamo detto anche all'Aquila insieme allo chef Luciano Passeri, lui è espertissimo di queste cose. Anche cambiare la tipologia di sale ci può aiutare, ci aiuta moltissimo. E prepara quindi l'organismo evitando spesso dei problemi di intolleranze, di fastidi. Esatto, esatto. È pronto, è il pronto. Piatto. Allora, io vado ad allertare l'altro lato, sì, perché i sommelier credo che siano prontissimi. Ok. Poi lasciatemi la briciolina, torno dopo. Mi chiami tu i sommelier? Facciamo insieme. Facciamo insieme. Facciamo insieme. Dove sono? Allora, noi possiamo procedere con l'impiatto. Sì. Io li vedo già pronti, eccoli sì, di fronte a noi armati. Lucio e Danilo. Di Calice, prego, benvenuti. Qui uniamo Abruzzo e Marche. Uniamo Abruzzo e Marche. Tra l'altro, dicevo, è proprio questo connubio si identifica perfettamente anche con la nostra chef Patrizia, perché lei è di origini marchigiane, però poi ha ereditato tutta la nostra cultura, tradizione gastronomica abruzzese. Io vi lascio finire di curiosare perché abbiamo altre cose in cantiere. Bene. Vi ascolto, vi seguo dall'altra parte e okay, soprattutto buona degustazione. Grazie Maria Rita. Mi puoi lasciare, Maria Rita?
Quella sarà il gelato per i sommelier. Hai ragione, mi sono appropriata di un pezzo in debito. Ti ringrazio. Bene, allora io parto con Lucio. Lucio, cosa abbiniamo con questo piatto? Quindi con il baccalà, c'è il pomodoro, ci sono i pinoli, c'è l'uvetta. Abbiamo il saporito, ma abbiamo anche il dolce. Abbiamo la notte croccante dei pinoli. Vai. Questa sera, nello specifico, abbiamo scelto due vitigni cardine della regione Abruzzo. Da una parte il pecorino, dall'altra abbiamo la passerina, di cui se ne occuperà dopo Danilo. Allora, pecorino che subisce una macerazione a temperature un po' più basse rispetto alle solite che vediamo in cantina, quindi c'è una forte concentrazione di sostanze aromatiche, quello che troviamo in questo pecorino di Biagi del 2016, concentrazioni aromatiche che ben si sposano col piatto della tradizione abruzzese, quindi abbinamento per tradizione in questo caso. Un vino che al naso dà sentori di frutti a polpa bianca, scusate, quindi pesca, nello specifico di pesca Saturnia, sensazioni citriche di cedro, quindi limone, dettata da una freschezza che è molto spiccata in questo pecorino. E poi dall'alcolicità. Alcolicità, qui si parla di un vino che raggiunge 14 gradi alcolemici, quindi un'alcolicità molto importante che bene sposa la succulenza del piatto, quindi alcolicità che va a ripulire il palato da un baccalà comunque molto ricco di sostanze aromatiche, quindi dal prezzemolo c'è la spezia, c'è l'uva passa, quindi un piatto molto importante. E nulla, quindi questo è quello che Bene. Mi ha spinto a questo abbinamento. Io però ti voglio fare una domanda un po' provocatoria. Sì. Ecco, se io volessi abbinare un Montepulciano, cioè fare un abbinamento completamente diverso, per non essere sempre nei soliti schemi, si potrebbe fare con questo piatto? Andare sul Montepulciano non credo, anche perché il Montepulciano ha una struttura molto importante. Non perché un cerasuolo, siamo un cerasuolo in Abruzzo, okay. Altro vino molto importante in Abruzzo è il cerasuolo, quindi ultimamente si sta anche rivalutando tantissimo. Un vino che si sta rivalutando tantissimo, anche se... Anche perché adesso si fa molto bene, forse magari sì, in precedenza... le tecniche di vinificazione esatto. Sicuramente hanno aiutato. Hanno avuto delle migliorie, quindi si è raggiunta l'eccellenza, ecco, un vino fresco. Non il Montepulciano sicuramente, che andrebbe a coprire quelli che sono i sapori di questo piatto, anche perché il Montepulciano, diciamocela tutta, è un vino... potente, quindi molto strutturato. Importante. Esatto, è molto importante. Se dovessimo abbinarlo un rosso, sicuramente un rosso non di questa regione. Mi sposterei un po' più al nord. Bene. Ecco, a ridosso delle Dolomiti. Ti ringrazio, Lucio. A questo punto mi sposto, non ti voglio coprire, puoi rimanere al mio fianco e passo la parola a Danilo per il secondo abbinamento. Il secondo vino che abbiamo in degustazione questa sera è la passerina della cantina Lepore. È una passerina vinificata in botti di acacia, quindi magari è una passerina un po' anomala, perché comunque siamo abituati un po' a... Se lo riuscite a provare, a degustare delle passerine un po' diverse. In questo caso abbiamo, ecco, magari questi 5 mesi di fermentazione in botti di acacia dona un po' una buona complessità olfattiva, una buona struttura a questo vino, nonostante che comunque la graduazione alcolica è abbastanza contenuta, perché siamo ai 12 gradi alcolemici, quindi mi raccontava appunto prima il produttore che è una bella sfida, perché comunque non tutti gli anni riescono a produrre questo vino, quindi è anche una particolarità. E importante. Credo che l'abbinamento con questo piatto ci stia molto bene, perché comunque la sua complessità olfattiva diciamo che si sposa molto bene con la speziatura del piatto e con la sua succulenza. E penso bene, ci avete aperto un mondo questa sera, quindi praticamente esperienza. Con questo baccalà, con questo piatto meraviglioso realizzato dalla nostra chef, rimanete pure qui a fianco, con questo piatto meraviglioso realizzato da te Patrizia, quindi abbiniamo un pecorino e una passerina, quindi questi sono i vini da abbinare. Io ti ringrazio tantissimo, grazie a voi. È stato meraviglioso lavorare con te, conoscerti, grazie. Il piatto credo parla da solo, chi è qui ha potuto sentire anche il profumo, io lo dico sempre Patrizia, una cosa si mangia forse prima con gli occhi, ma ancora prima la assaporiamo con i suoi profumi. È vero, verissimo.
Ti ringrazio tanto. Dal profumo si capisce se hai fatto bene un piatto o meno. Assolutamente sì, ti ringrazio tanto. E ovviamente passo la parola a Maria Rita. Vi ricordo che l'appuntamento con Chef in Cucina su Rete 8 è quotidiano, tutti i giorni, 13.10, 19.10, 23.30, ovviamente sulla prima emittente d'Abruzzo, Rete 8. Passo la parola a Maria Rita. Buon proseguimento. Grazie Jennifer, grazie ai tuoi ospiti, grazie soprattutto a tutti quelli che fanno in modo che l'Abruzzo venga apprezzato così tanto per i suoi piccoli e grandi tesori. Io ho rubato dalle scene perché era acclamatissimo in giro, lo stanno salutando decine e decine di persone al minuto, il sindaco di Colonnella, Leandro Pollastrelli, che stasera è veramente orgoglioso di quello che sta accadendo. Avete fatto un gran lavoro, un plauso anche all'associazione che si è occupata di tutta la parte pratica, abbiamo visto sfrecciare letteralmente degli operatori e abbiamo visto molte più postazioni organizzate stasera. Ma sono contento innanzitutto perché è una bella manifestazione, una bella serata, ma soprattutto perché è riuscita come noi volevamo fare, un qualcosa di diverso dopo tanti anni. Grazie a Rete 8, grazie a tutti quanti i nostri collaboratori, devo dire che sta riuscendo una seconda serata molto bella, credo ancora più bella rispetto a ieri sera. Sì, perché la prima è un po' un rodaggio, diciamo così, la prima si è molto attesa, ma siamo anche un po' tutti nervosi per la prima, e il pubblico arriva, esplora e poi passa parola, e quindi la seconda sera tornano quelli della prima e portano ancora altre persone. Questa è una formula che funziona sempre. Quante edizioni in totale di cantine così sotto le stelle, di questi calici meravigliosi? Anche lei è armato di calice, non si può star senza qui. Siamo alla 24esima edizione, giustamente il calice è di rito, ognuno di noi qui vive di cantine, vive di tesoro del nostro territorio. Grazie a questo bel paese, questa bella scalinata, siamo riusciti quest'anno a valorizzare ancora meglio di più con le cantine i nostri prodotti tipici, abbiamo visto prima i nostri ristoratori, quindi ecco, questo è quello che vogliamo dare noi, il messaggio del nostro territorio all'Abruzzo e alle Marche e all'Italia. Io invito tutti non soltanto a visitare questa gradinata, le arcate che sono a un passo da noi con le cantine che propongono il loro prodotto, ma anche a esplorare il paese, perché più si sale gradino dopo gradino, più si sta con l'aria frescolina che a questo punto dell'estate torrida ci sta benissimo. E poi c'è una piazza meravigliosa alle nostre spalle, si può salire ancora, c'è un osservatorio, le stelle più tardi saranno molto ben visibili. E poi avremo ancora musica, divertimento, tanti amici e tanti ospiti. Se lei dovesse rivolgere ora un invito, abbiamo ancora un po' di tempo perché la notte sarà lunga, facciamo un invito a chi non fosse ancora arrivato perché venga a trovarci. Beh, speriamo che arrivino chi è che non è arrivato. Comunque, io voglio comunque fare un ringraziamento a tutti i miei collaboratori, a tutti i nostri ospiti che vengono qui a Colonnella ogni anno, che ogni anno tornano con la voglia di vedere qualcosa di diverso, e noi li aspettiamo anche l'anno prossimo. Grazie al sindaco Leandro Pollastrelli, buona degustazione anche a lei, perché adesso si comincia a vivere l'atmosfera vibrante. Noi abbiamo anche la nostra pittrice che sta preparando un regalo vero e proprio per Colonnella, ha ricevuto una botte, e questa botte, che è uno degli elementi caratteristici del territorio e dell'attività del territorio, la sta decorando, la sta dipingendo con un paesaggio meraviglioso e resterà qui, è completamente decorata, interamente decorata, resterà al borgo e farà proprio nell'edificio del comune, mi conferma? Sì, la metteremo lì all'ingresso del comune a ricordo di questa serata, che comunque ecco, la pittrice ci ha donato questo regalo veramente bellissimo, insomma, lo vogliamo lasciare così all'occhio di tutti i colonnellesi. E poi Cinzia Napoleone è una garanzia, perché lei adora il territorio abruzzese, abruzzese lei stessa, lo ha raccontato in molti modi, con dei colori e con delle atmosfere che sono assolutamente personali e caratterizzanti. Qui vediamo esposto anche un dipinto più ardito, posso dire così, cara la mia Cinzia, però ugualmente affascinante. Questo è un piccolo esempio di quella che è la sua arte, la ringraziamo. Vorrei anche un applauso per Cinzia, perché è una pittrice che sta lavorando open place, cioè letteralmente in mezzo alle persone, e non è semplice, perché sono tanti curiosi che si fermano, chiedono, si fermano lì a guardare, fotografano, è un segnale di affetto e di apprezzamento, ma non è semplice, quindi grazie due volte. Tra poco torno anche da te, io la ringrazio, la lascio esplorare in mezzo ai suoi ospiti e mi tengo stretti i musicisti che sono arrivati qui a un passo da noi.
voi, una postazione che si è un pochino trasformata. Prima avevamo il gruppo omaggio tributo a De Gregori, adesso abbiamo un cantautore abruzzesissimo, Nanco. Io lo rivedo dopo qualche anno, cresciuto, poi ci racconterà qualcosa di più, e ha scelto di cominciare con un brano che è perfetto per questa sera. Certo. Il titolo? Ti invito in Abruzzo. Ti invito in Abruzzo. Vai, Nanco. Sai dirmi a chi importa della scossa che ha spaccato case e ossa e ha buttato tutto giù? In fondo sai non conta che nevica e non la finisce più. Del resto tu già lo sai che se nevica di nuovo forse io no, non ti seguirò, no non ce la farò. Se puoi ritorna, ma nevica e nemmeno se lo vuoi, del resto riuscirai a raggiungermi di nuovo e dunque io no, non ti seguirò, no non ti rivedrò, ti invito in Abruzzo, ti invito lo stesso, il gran sasso l'hai visto e i calanchi di Atri l'inverno, bocchi di vasto, vuoi il formaggio l'agnello, nevica madonna mia, metto il cuore in avaria, resto fermo e non vedo niente, sono le luci di un centro commerciale decadente. Ti invito lo stesso, se fuori fa freddo, ma è bianco l'inferno, nevica finché ti va, noi qui fermi ad aspettare, e mi viene in mente adesso, hanno promesso, ci vengono a salvare. Io vivo in Abruzzo, combatto, resisto, il gran sasso l'hai visto, tra le braccia di Cristo. Grazie. Nanco, io questo brano non l'avevo ancora ascoltato, devo dire me lo sono sentito sulla pelle, parola per parola, sarà che sono abruzzesissima io stessa, ti ringrazio per avercelo regalato questa Grazie. Sera, anche perché nelle canzoni che tu scrivi da qualche anno la musica ha scoperto te, possiamo dire così? Sì, a quanto pare. Tu non l'avresti mai detto da bambino, da ragazzo, che avresti fatto il cantautore? Beh, forse era un sogno, come dire, che inconscientemente no, covavo e che però non avevo il coraggio nemmeno di sognare, molto probabile. Perché sei un po' introverso, un pochino timido? Beh, oggi non più, forse... Poi si impara a sciogliersi. Forse prima sì, ci vuole coraggio per mettersi in ballo e per fare il cantautore, tra virgolette, perché fondamentalmente il cantautore racconta quello che si vive. Esatto, una sorta di cantastorie. È un po' il mettersi in piazza, il mettere in piazza quello che uno prova, quindi... Da questo punto di vista ci vuole effettivamente un po' di coraggio. Poi relativamente a questo pezzo qua, Maria Rita, io racconto quello che noi abbiamo vissuto quest'inverno, noi abruzzesi e me con loro in prima persona, visto che sono di Notaresco,
quindi a mezza collina con tutti i disagi che questo comporta. Sì. Non vogliamo rimangare troppo, ma non vogliamo neppure dimenticare, assolutamente. E dei tuoi brani tu fai anche un po' un racconto, una denuncia, un biglietto d'invito, perché no? Perché l'Abruzzo è tutto questo, l'Abruzzo è questa gradinata meravigliosa, l'Abruzzo è la tua voce leggermente rauca, ma l'energia con cui suoni la chitarra insieme a un complice. Antonio Cupaiolo, che è bravissimo. Un complice che davvero merita un applauso. Perché... chitarra e voce lui stesso. Ma tu hai avuto negli ultimi anni, grazie alla musica che ti ha scoperto, ti ha costretto a venire fuori, una serie di apprezzamenti importanti. Se io dico, ad esempio, un nome come Luigi Tenco, che è stato un cantautore, un poeta lui stesso, certo, a cui è dedicato anche un premio, tu cosa mi racconti? Ti racconto che il mio primo album, primo ed unico per il momento, è finalista al Premio Tenco Opera Prima, fra i primi 20. Ed è stata una sorpresa, un risultato veramente eccezionale per uno che è un autodidatta e che si è voluto mettere in gioco, tra virgolette, anche a tarda età. Beh, con il primo album arrivare finalista al Premio Tenco, voglio dire, complimenti, l'applauso qui deve scattare automatico. Grazie, signori, e voglio, grazie, la gradinata che si ribalta. Grazie. Come fosse un palco. Ma non basta, perché tu scrivi, ti diverti, c'è un altro brano, poi ne ascoltiamo ancora un altro paio di brani, certo, è vero, abbiamo come il tempo, no, di farlo. Certo. E, parliamo anche di un cortometraggio che ha un titolo per noi abruzzesi familiare, Timballo. Sì. Se ne è parlato anche recentemente, Maria Grazia Cucinotta è una delle protagoniste di questo cortometraggio, che poi è un medio metraggio, 20 minuti abbondanti di lavorazione. Una tua canzone chiude il lavoro, giusto? Sì, la mia canzone che è Acerrimo, che è poi la canzone che dà il nome all'album, chiude questo cortometraggio, medio metraggio, che vede Maria Grazia Cucinotta, ma vede anche Ivan Franek, che è un altro premio Oscar con La Grande Bellezza, e anche Nunzia Schiano, che è la mamma di Alessandro Siani in Benvenuti al Sud, che molti conoscono, insomma. Anche quella è una storia da raccontare, bellissima. Acerrimo. In cui ho avuto questo onore di chiudere questo film con personaggi famosissimi, importanti, ma anche la sorpresa di esserci, perché, insomma, come ti ho detto prima, non era così scontato che poi ottenessi. Però vedi, cose, alla fine proporsi, uscire un po' dal guscio, diventare un pochino meno timidi, aiuta, perché se tu non lo facessi non ti scoprirebbero. E noi siamo contenti di averti qui nella nostra piccola piattaforma sulla gradinata, perché ci permette di conoscerti meglio, di farti conoscere anche agli amici di Rete 8 che ci seguono da, certo, casa, oltre che a quelli che sono qui presenti stasera, sotto le stelle. Questa poi è una notte fortunata, una notte che vedrà diverse scintille dal cielo, quindi prepara anche tu la lista dei desideri, lo va fai bene, ogni anno? Va bene, sì. Ce ne sono ancora tanti, vero? Ce ne sono ancora tanti. C'è il pezzo che ho appena seguito, che è in semifinale al Premio De André, sì, e allora se devo esprimerlo un desiderio, per me e anche per l'Abruzzo, visto che questa canzone comunque porta avanti l'Abruzzo, almeno quello di andare in finale a Roma e di dare una visibilità diversa a quella che è la mia regione, che amo in particolar modo. Noi ti terremo d'occhio, saremo lì con te comunque. Sì, al prossimo, va benissimo, partite liberamente, non vi fermiamo assolutamente. Che cosa ci regali adesso come canzone? Adesso vi faccio ascoltare Acerrimo, che abbiamo appena citato e che è il pezzo che sta nel film con la Cucinotta, ed è un pezzo che racconta una mia esperienza precedente lavorativa. Acerrimo. Vai, Nanco. Tre gocce di sudore nella stanza presumono la finestra sempre mezzo aperta, la faccia di quell'uomo inconcludente. Sulla statale Cesare cammina lento, verrò lento, perseguito, acerrimo, ti seguirò, scostati, ti ho preso. Guardandoti come un ossesso, un uomo si gira di scatto, il vento che sferza la pelle, la polvere che entra negli occhi, l'ombra che mi segue non è mia, l'ho persa stamattina, l'ha presa la divisa, e il cuore puoi strapparmelo dal petto.
è un orologio svizzero, nessun difetto, lento verrò, lento perseguiterò. Acerrimo, acerrimo, ti seguirò, ti scoverò. Lento verrò, lento perseguito. Acerrimo, acerrimo, ti seguirò. Scostati, ti ho preso. L'ombra che mi segue non è mia. L'ho persa stamattina, l'ha presa la divisa. E il cuore puoi strapparmelo dal petto. È un orologio svizzero, nessun difetto. Seguirò, scostati, ti ho preso. L'ombra che mi segue non è mia. L'ho persa stamattina, l'ha presa la divisa. E il cuore puoi strapparmelo dal petto. È un orologio svizzero, nessun difetto. Che cazzo sia? Nanco, in mezzo alle persone non è così semplice, che le vedi molto vicine, vero? Sì. Quasi in braccio. Quasi in braccio. Quasi in braccio, però è bello stare così vicini. Certo, c'è questa intimità al bellissima. Al tuo pubblico, ma quante volte il pubblico vi suggerisce qualcosa? Beh, succede che comunque fanno richieste e... Lui nega. No, è bello quando cantano con te, perché se dovessi dimenticare qualche parola, guardando loro te la ricordi, mal che vada, sì. Ma le richieste più assurde che vi fanno? Beh, dopo una certa ora può capitare. A parte quelle che non si possono raccontare. In televisione no, mi raccomando. Richieste assurde, ma per il momento non ne... Oddio, mi hanno fatto fare una diretta perché c'erano dei miei fan in Sicilia. Che una volevano... diretta web? Una diretta web. Fantastico. Su Facebook, e me l'hanno chiesta in 50 fan, che ho lì, insomma, in questa città. Ma è una cosa bellissima. L'ho fatta volentieri dalla sala prove, abbiamo suonato tre pezzi su Facebook con questo pubblico attento e felice che noi gli dedicassimo questa situazione. Questo è uno degli elementi belli del social, sì, l'elemento positivo, quello che aiuta a condividere davvero e a farti conoscere. Quindi ci auguriamo ancora tanto, tanto, tanto da condividere nel tuo caso. Speriamo. Io voglio un'altra canzone però. Sì. Ok. Cioè, quando ho iniziato a fare questo... La stai chiedendo tu? Cioè, hai... No, mi fido di voi. Va perché bene. Antonio è molto attento. Tu hai cominciato quanto tempo fa? Ho cominciato poco tempo fa, 3 anni e mezzo fa, a scrivere, a comporre, ma soprattutto anche a suonare la chitarra. Precedentemente non sapevo un accordo, ho chiuso il plettro, nel frattempo lo raccolgo. Vai tranquillamente, fai come se non ci fossimo, perché ovviamente è tutto assolutamente live. Quindi può capitare. Quando ho iniziato mi sono dilettato nel comporre la mia prima canzone, e non avendo affatto fiducia in quello che avevo fatto, mettiamola così. E invece poi questa canzone qua ha vinto il premio Lax Baroni, il premio speciale della critica, ed è una canzone che in realtà è un dialogo che io ho con mio padre. E per la prima volta un figlio che vuole andare ad Amsterdam non chiede soldi al papà per andarci, piuttosto lo invita ad andare con lui. Questa è una storia nuova, vedi? Questa si chiama Amsterdam ed è un modo di raccontare il mio rapporto con mio padre. La tua prima canzone, giusto? La mia prima canzone, sì. Beh, ti porterà fortuna anche qui. Nanco! Thank you.
eccoti qua. Dove sei stato? Io non lo so, ma sono tornato. Ho camminato a lungo fra i canali, con la bici e con gli occhiali. Ci torno ad Amsterdam, ci torno ad Amsterdam. Bene così, cosa hai veduto? Io non lo so, ero seduto. Ero seduto al bar, sentivo un profumo intenso, sembrava incenso, sembrava incenso. Tu come stai? Ti vedo male. Hai passato troppo tempo qui, devi respirare. Ti porto con me, prometto. Ti piacerà quel posto, si chiama Amsterdam. Ti porto ad Amsterdam, in piazza Dam. Non ci credevi? Guarderemo i tulipani in cielo, sembreranno veri. Dai retta a me, col caldo che fa. Andiamo ad Amsterdam. A 70 anni hai visto di tutto. Gli anni di piombo, il governo un farabutto. Dai retta a me, caro papà, andiamo ad Amsterdam, ti porto ad Amsterdam. Andiamo ad Amsterdam, ti porto ad Amsterdam. Quanta libertà, restiamo ad Amsterdam. Grazie. Nanco, ti sono di fronte, sono venuta ad ascoltarti, mi sono messa ad ascoltarti in mezzo ai tuoi fan. Okay. Tre canzoni ci hai regalato questa sera e parliamo di tre premi praticamente diversi, momenti diversi, sì, con significati diversi. Io intanto ti ringrazio per averci voluto raccontare a modo tuo quello che è il tuo mondo e ci auguriamo di vedere ancora grandi risultati. Poi appena capita facci sapere. Ci proviamo. E Rete 8 ti aspetta. Grazie per essere stato una delle stelle. Grazie. Della grazie. Rete 8 Tour grazie Village. Grazie a Rete 8, grazie a tutti. Nanco, grazie, dita grazie. Incrociate per il premio De André. Grazie. E io mi sposto per andare a sbirciare quello che accade dalle parti della botte dipinta di cui raccontava anche il nostro sindaco. Questa botte, con orgoglio, lui raccontava che sarebbe stata poi collocata all'interno del palazzo del comune, del municipio. È una botte interamente dipinta. Qui pensate, la pittrice non ha soltanto lavorato in modo da rendere un paesaggio su un elemento caratteristico del territorio, ha lavorato praticamente al buio, in penombra, diciamolo pure, ma quando ho chiesto come facevi a lavorare, avevo tutto qua, vero? Sì, assolutamente sì, tutto nella testa, perché poi quando hai l'ispirazione non c'è bisogno né della luce né di niente, basta un pennello, un po' di colori e tutto viene da sé.
E il risultato, vi posso garantire, è spettacolare, perché è a tutto tondo, cioè potete posizionarla come volete e naturalmente sarà spettacolare da ogni angolo, tutti i dettagli di un paesaggio un po' sognante, un po' bucolico, un sentiero, i fiorellini, però qui c'è un rituale, cara la mia Cinzia Napoleone, bisogna firmarlo e lo firmiamo davanti alle telecamere, quindi un momento che raccontiamo in video, perché la firma aggiunge un valore in più a quella che è un'opera. Lo facciamo in mezzo alle persone. Molti si chiedono come fanno i pittori a scrivere con i pennelli. Lunga pratica. E poi ognuno è particolare, ognuno ha il suo mondo. Eccola qui, Cinzia Napoleone ha siglato con la sua firma, l'applauso meritatissimo, perché questa adesso si asciugherà pian pianino, nei prossimi giorni sarà collocata. Ma intanto raccontiamo anche qualcosa di più su di te. Cinzia Napoleone nasce nell'arte, questo possiamo raccontarlo. Sono figlia d'arte da ben 4 generazioni, mio padre Nicodemo Napoleone è stato il mio maestro, quindi cosa dire di più? E fin da quando ero piccola giravo l'Abruzzo con lui, mio nonno Vincenzo, e prendevamo, disegnavamo le cose più belle che ci colpivano di questa nostra regione. E mi piaceva molto, io naturalmente scarabocchiavo da quando ero piccolina, quindi 6 anni, e per poi, insomma, adesso a 44 anni ho aperto una bella bottega d'arte in via Leopoldo Muzzi, ce l'ho da 4 anni esattamente, e lì do tutta me stessa, ci sono tutti i miei quadri, la mia arte a 360 gradi, io sono, voi sapete già, mamma di 4 figli, quindi l'arte la vivo in toto. Il 4 è un numero fortunato, 44 anni, 4 bambini, non so quanti, magari 400 lavori completati, ma ti piace anche molto la decorazione? Molto, moltissimo, faccio affreschi, dipingo botti, botti per tutta l'Italia, quindi questo è il mio lavoro più grande, naturalmente in primis fare la mamma e poi sicuramente la pittrice. Però da loro prendi tantissima ispirazione e tanta energia soprattutto. Poi tu in realtà vivi nel tuo sogno, quindi in queste condizioni non è faticoso, questo è uno dei tuoi primi fan ovviamente. Come si chiama? La prole, tutta la prole, ringraziamoli per l'ispirazione che danno a mamma. Francesco, Chiara, Matteo, Marco e c'ho anche il cagnolino Alice a questo punto. È il marito che sopporta tutta la baracca, no? Certo, Ernesto, questo assolutamente sì. Che è anche il tuo praticamente ufficio stampa, da quello che vedo, il tuo documentatore ufficiale. Io ti ringrazio ancora per questo lavoro meraviglioso, lo lasciamo qui, lo proteggiamo un po' perché la gente sta aumentando, siamo sempre di più ed è una fase bellissima della serata. Tra poco ci rilasseremo anche con qualche calice meritato nel tuo caso. Un grande applauso a Cinzia Napoleone con la sua bottega d'arte via Muzzi a Pescara, ricordiamolo. E io vado a vedere, tecnicamente con molta cautela, quello che accade da quest'altra parte, perché saluta Donanco, ritrovo i sempre e per sempre con grande piacere, perché ci sono molti fan in giro, vedo lì sollevato sulla sua postazione il batterista, che abbiamo tutta la band, tra poco vi conosceremo, quindi decidete chi farà le presentazioni per tutti, però ricominciamo col repertorio di Francesco De Gregori, che è un mondo smisurato che in tantissimi conoscono e amano, e soprattutto voi riuscite a proporre con grande maestria e capacità di convinzione. Con cosa ripartiamo? Rimmel. Il trucco delle donne, di voi donne, Rimmel. Che è un trucco speciale. Certo. Sempre e per sempre. E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Che
che mi ha fatto le carte, mi ha chiamato vincente, ma non zingaro un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. E ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro ancora. I tuoi quattro assi, ma da bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. E santa voglia di vivere, la dolce vanere di rimanere, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi ma non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona, e quando io senza capire ho detto sì, hai detto tutto quel che hai di me, ed è tutto quel che ho io di te. Le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro ancora. I tuoi quattro assi vado bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Grazie. Ora continuiamo con Niente da capire. Stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto faccio sempre la mia parte, con l'anima in riserva e il cuore che non parte. Era Giovanna, io me la ricordo, ricordo che vale 10 lire,
capire. Mia moglie ha molti uomini, ognuno una scommessa, perduta ogni mattina nello spaglio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei purtroppo non lo capisce, ha un cuore da fornaio e forse mi tradisce. Però Giovanna è stata la migliore, faceva dei giochetti da impazzire. E non c'è niente da capire. Se tu fossi di ghiaccio e se io fossi di neve, che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male, io non ti pio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverai niente da dire. E non c'è niente, niente, niente da capire. Troppo tempo amore, che non giochiamo a scacchi, mi dicono che stai vincendo e ridono da matti. Ma io non lo sapevo che era una partita, e posso dartela vinta e puoi tenermi la mia vita. Però se un giorno tornerai da queste parti, riportami i miei occhi e il tuo fucile. E non c'è niente da capire, niente da capire. Grazie. Grazie. Mi puoi togliere un po' di tastiera alla spia? Da bassa parecchio, eh? Grazie. Andiamo con un classico adesso, la cantiamo tutti insieme, La donna cannone.
butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre all'azzurro della tenda, l'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai meli miei superbi, il mio nome scintillerà. E dalla porta della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Insieme e con le mani amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo un cielo in carne e ossa, non torneremo. Senza fame, senza sete, senza ali e senza rete, volevo via. Così la donna cannone, un enorme mistero volò, da sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani amore, per le mani ti prenderò. Senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarà bella come lo vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, senza ali e senza rete, voleremo via. Grazie. Grazie mille. I sempre e per sempre, lo sapevo, io vi conosco, vi apprezzo, vi voglio bene, ma questa sera anche Colonnella, vero che li apprezzate tutti? Avete conquistato e commosso tante persone. Io mi prendo un minuto per presentarvi, voglio, ci sono anche dei piccoli cambiamenti, avete scelto il portavoce? Sei sicuro Emanuele? Lui si offre. Ecco, la voce l'avete riconosciuta, lui non imita, lui ha quel timbro, è il giovanissimo Emanuele, cominciamo da lui. Allora, Emanuele Di Federico e 3 anni insieme, una voce stupenda, una voce che non ha, almeno adesso, certezza, insieme
al mio socio fondatore Roberto Rotella al basso, sì, sì, insieme ai due nuovi elementi nel 2017, Pino Cilli e Luca Sacco. Niente, siamo per l'Abruzzo, come ho detto prima abbiamo fatto tante manifestazioni di beneficenza, tipo quello di Rigopiano. Sabato siamo a Roseto, non possiamo dire il nome, non fa sempre la pubblicità. Siamo a Roseto, no, a Roseto, va bene così. Domenica siamo a Silvia ancora con Rete 8, con la grande Rete 8. E dopo una bella sorpresa, perché appena il 16 settembre ci sarà un bellissimo concerto in piazza Luca da Penne con noi, ne vedrete delle belle. Luca da Penne. Mi raccomando, cioè, solo quella, cioè. Non si possono perdere. Io ti do il tempo di tornare in postazione, perché il batterista qui a Colonnello, in questo nostro palco ricavato dalla gradinata che è bellissima tra l'altro e molto suggestiva, è necessariamente sopraelevato, però voi siete una meravigliosa cornice, siete stati capaci, eh? Sono il più basso a scendere e sono il basso, basso. Te lo sei scelto apposta, non ci credo. Siamo in comunque grazie a voi, perché ci regalerete ancora musica. Io so che ci ha raggiunti tra le varie cantine che abbiamo già incontrato tra ieri sera e questa sera con le nostre telecamere, c'è una cantina, io chiamerei qui la cantina che mancava all'appello finora, eccola qui, la cantina Biagi, ecco, fa le scale come un perfetto indossatore, con un applauso lo accogliamo. Abbiamo salutato questa sera, durante il momento dedicato appunto a Chef in Cucina, la cantina Lepore. Qui parliamo di cantina Biagi, parliamo con Luca Biagi, proprio lui, Luca Biagi in persona. C'era un po' da correre stasera, che è successo? Purtroppo, o anche per fortuna, non so insomma dire se è giusto o sbagliato, abbiamo iniziato con la raccolta dello Chardonnay per la spumantizzazione, quindi oggi è stata una giornataccia veramente da dimenticare, però insomma porterà soddisfazioni e bollicine sicuramente, di quelle interessanti. Quest'anno è un'annata eccezionale, infatti abbiamo visto che la stagione fino ad ora è stata veramente sarà di buon auspicio sicuramente. Il prodotto è di qualità, è superlativo. Abbiamo avuto una perdita, ma penso media, come tutti i produttori della zona, dell'Abruzzo, forse d'Italia, del 30-35% di perdita di produzione, ma acquisteremo sicuramente in qualità. Il prodotto è veramente, veramente buono, di nota. Così abitueremo tutti i fruitori magari a bere un po' meno, ma a bere meglio, che si dice spesso. Sì, è vero, è vero. Allora, parlando di Biagi, un po' della storia dell'azienda, voi siete di Colonnello punto e basta, nati e cresciuti qua. Sì, allora la nostra storia è un po' particolare, ho fatto una piccola ricerca, noi veniamo dalla Toscana, noi siamo di origine toscana. Di quanti secoli fa? Quattro generazioni fa, quindi diciamo che noi non ricordiamo nessuno che è venuto insomma dalla Toscana, però abbiamo fatto delle ricerche e il ceppo arriva da lì, da Pistoia esattamente, da quelle zone. Quindi probabilmente era una tradizione che ci si portava dietro da famiglie, insomma dai nostri avi. E noi siamo qui da sempre, quindi da quattro generazioni. E diciamo che abbiamo sempre fatto produzione di uva, come un po' tutti quelli del territorio, perché comunque fa parte un po' della nostra cultura. Una volta il vino non era una bevanda come lo è oggi, una bevanda di compagnia. Una volta era un alimento, perché doveva veramente dare nutrimento. E invece oggi insomma abbiamo dato proprio un'altra veste al prodotto e noi ci siamo reinventati nel 2006, abbiamo fatto un cambiamento completamente insomma radicale, quindi rinnovamento totale, io e mio fratello Fabrizio ci siamo rinnovati, quindi azienda nuova e diciamo che il nostro investimento ci ha premiato, perché insomma è stato un rischio. Però insomma a un certo punto è stato anche gratificante, perché in 12 anni abbiamo avuto veramente grandissime soddisfazioni e grandi risultati in giro per il mondo. Attualmente siamo un'azienda che esporta in più di 15 paesi nel mondo, quindi facciamo tutta l'Italia, l'Europa, insomma è una grandissima soddisfazione, quindi spero che insomma di continuare questo percorso e che i miei figli continuino questo percorso, altrimenti conviene che
vendiamo tutto e andiamo tutti in ferie. No, 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 non parliamo di questo per il momento, vogliamo essere ottimisti perché c'è tanto lavoro, si sentiva dalle parole di Biagi, della cantina, tutta la cantina raffigurata qui nella veste del mio ospite, ma si sentiva la passione insieme alla fatica e alla difficoltà, perché vinificare non è una roba che prendi l'uva, la pesti e esce, no, non è come nei fumetti, tutt'altro, c'è una ricerca, c'è una lunga attenzione, il dono della pazienza, il saper aspettare, il saper anche scegliere rischiando, perché può funzionare quell'esperimento ma anche no, quindi non si sa mai. Ecco, qui invece sotto i nostri portici cosa state proponendo in questa due sere di Colonnella? Allora, abbiamo proposto sette tipologie di prodotto, dalla bollicina, quindi passerina, pecorino spumatizzato, metodo Martinotti o Charmat, poi abbiamo presentato pecorino e passerina fermo, e due tipologie di rosso, quindi un rosso di 5 anni parzialmente barricato, quindi semi barricato, ossia ha un leggero passaggio in botti di rovere, quindi ha quella complessità aromatica che non viene coperta dal legno, quindi è molto complesso. E poi abbiamo una riserva, un vino invecchiato 10 anni, 24 mesi in botti di rovere, è il nostro prodotto di punta che proponiamo, insomma, in giro per il mondo. Se noi parlassimo di vino potremmo stare qui a parlare 8 giorni consecutivi e non finiremmo l'argomento, perché poi ci sono tantissime curiosità, sfumature. Voi studiate tantissimo, oltre a lavorare in prima persona, a staccare grappolo per grappolo quello che poi va a vinificare. Il bello è che l'enologia non è ancora una scienza certa, perché è tutto molto empirico, quindi tutto quello che magari fai l'anno prima o l'hai fatto ancora l'anno prima o ancora l'anno prima, magari quest'anno è diverso, quindi ma sarà mai possibile che in tanti anni che uno fa questo lavoro non riesce mai a trovare un giusto equilibrio? Eppure no, quindi c'è sempre una variabile continua e insomma è un po' una sorta di gioco, no? Quindi è sempre con una sorpresa nuova e questo ti emoziona anche di più, ti spinge a giocare sul prodotto e quindi sul lavoro che si fa. Ne parlavamo velocemente anche con uno dei colleghi della cantina che era di là nella zona chef in cucina con Jennifer Di Vincenzo, perché cambia, il vino è vivo, l'uva è viva, viene tutto dalla vita, dalla vitalità della natura, quindi ogni anno, ogni stagione c'è qualcosa di differente e a noi piace scoprirlo anno per anno. Quest'anno a Colonnella siamo stati sorpresi in positivo da tante sfumature, anche dalla vostra passione. Io ringrazio la cantina Biagi, poi ci vediamo sotto i portici a telecamere spente ovviamente, perché siamo sobri sul lavoro, ma poi ci rilassiamo. Siamo un po' anche noi. Grazie a tutti voi per il vostro lavoro e ovviamente voi che non l'avete ancora fatto, giretto sotto i portici, degustazioni guidate, perché loro vi raccontano di questa passione, e poi ci rivedremo più tardi. Grazie ancora, buon lavoro a voi. Noi ci rimettiamo in cantiere qui sulla nostra pedana palco. Il pubblico è vicinissimo a noi, ma questa cosa ci piace, non ci dà assolutamente fastidio, vero? Bello essere abbracciati, a tratti anche un po' invasi. E il repertorio dai Sempre per Sempre, che raccontano la storia musicale di Francesco De Gregori, che è un poeta, un letterato, non soltanto un musicista, ha ancora molto da raccontare. Cosa avete scelto per noi, ragazzi, adesso? Questo pezzo diciamo che l'abbiamo studiato da poco, perché è uno degli ultimi pezzi che ha scritto De Gregori, è tratto da un album di Bob Dylan e si intitola Un angioletto come te. Sempre e per sempre. L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero, non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me, che ci fa un posto simile, un angioletto come te. C'è stata un'altra che ti somigliava, l'ho conosciuta tanto tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima, me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori, devo uscire dal tavolo, è facile, prima c'era ad adesso non c'è. Ma che ci fa in un posto simile, un angioletto come te.
bacio di meglio restare a casa e non andartene in cerca di guai. Dovresti amare chi ti vuole bene e non vorrebbe farti piangere mai. Ora è impossibile capire dal primo bacio il tuo limite estremo qual è, ma che ci fa in un posto simile un angioletto come te. Stasera puoi difendere, famosa credimi, la gente per strada si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sa, da un pezzo si parlava di te ancora prima che arrivassi in città, perché tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà. Scappa da tutto questo, la gente è gelosa, fanno finta di amarti e ti odiano senza un perché, ma che ci fa un posto simile poi un angioletto come te. Devi essere qualcuno per stare qui stasera, essere pronta ad amarti l'anima. Devi convincerti che non sei l'unica a esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è, ruba una mela e finirà in galera, ruba un palazzo e ti faranno re. C'è solo un passo da fare adesso, il paradiso lo sai bene dov'è, ma che ci fai in un posto simile un angioletto come te. Grazie. Compagni di viaggio, uno degli ultimi brani anche. Avevano parlato a lungo di possono spiritualità.
toccato il fondo della loro provvisorietà. Lei disse: sta arrivando il giorno, chiude la finestra o il mattino ci scoprirà. E lui sentì crollare il mondo e di che il tempo gli rimava contro. Cacciò la testa sul cuscino per non sentire il rumore di fondo della città. Una tempesta d'estate lascia sabbia e calore, pezzi di conversazione nell'aria e ancora voglia d'amore. E chiese una parola d'ordine, il codice d'ingresso al suo valore. Lui disse: non adesso, ne abbiamo già discusso troppo spesso, aiutami piuttosto a far presto, mio volo lo sai partirà tra poco più di 2 ore. Fu suonare il telefono nella stanza gelata e si svegliò di colpo e capì di averla solo sognata. Si domandò con chi fosse e pensò: è acqua passata. E smise di cercare risposte, sentì che arrivava la tosse. Si alzò per riaprire le imposte, ma fuori la notte sembrava appena iniziata. Vai Luca! Buoni compagni di viaggio, non dovrebbero lasciarsi mai. Potranno scegliere imbarchi diversi, saranno sempre tuoi marinai. Lei disse pensierosamente: sarà troppo tardi per me, quando ritornerai? E lui buttò un sogghigno nel mare e lei lo guardò galleggiare. Si dissero ciao per le scale e la luce del lampada fuori sembrò evaporare. Grazie, grazie. Viva l'Italia, Italia liberata,
l'Italia del vaso, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, e va l'Italia, l'Italia che non muore, e va l'Italia presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi appiaciuti nella notte scura, e va l'Italia, l'Italia, l'Italia che non ha paura. L'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata, l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino, metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera, l'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere, metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti e la notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste. L'Italia, grazie. Adesso vi omaggiamo del più famoso, forse, di Gregori, Generale. Assassina, e mazzo al prato c'è una contadina, un po' sul tramonto sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. We'll be right back.
fa più fermata neanche per pisciare, si va dritto via a casa, non so più pensare. La guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. È scappato, è vinto, è battuto dietro la collina, non c'è più nessuno, solo amici, e silenzio i funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dietro il rumore di questo treno, che mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra due minuti quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Grazie. Grazie mille. Leva calcistica, dai, conosciutissima. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra il polvere che tira il vento, poi magari piove. Vino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni, il cuore pieno di paura. Mannino, non aver paura, sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne visti e quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro un bar.
e sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai, però io lo capì fin dal primo momento. L'allenatore sembrava contento, allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, e tronellare tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Mannino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, perché non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Grazie. Andiamo con Diamante. Thank you.
aprano i vinaio, e più grande ti sembrerò, più tu più grande sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno, dall'alto di un cielo diamante i nostri occhi vedranno. Passare insieme soldati e spose, ballare piano incontro luce, moltiplicare la nostra voce, per mano insieme soldati e spose. Grazie mille, grazie. Con questa vi salutiamo. E ce ne andiamo adelante, adelante. Un po' di movimento, eh. Passo correndo lungo la statale, un altro treno carico di sale. Sembra un diavolo, adelante, adelante, l'arrivo è distante alla fine di questo tavolo, di questo cavolo di pianura, di questa terra senza misura, che già confonde la notte e il giorno, e la ricchezza con il ritorno. L'innocente col criminale, ed il diritto col carnevale. Passo correndo lungo la statale, un altro treno carico di sale. Da Torino, Palermo, dal cielo, l'inferno dall'Olimpico al Quirinale, da Torino al Palermo, al futuro, al moderno, dalle fabbriche alle lampade. Questa terra senza più fiumi, questa terra con molti fumi, tra questa gente senza più cuore, e questi soldi che non hanno odore, e queste strade senza più legge, e queste stalle senza più grece. E senza più padri da ricordare, e senza figli da rispettare. Passa correndo lungo la statale, un altro treno carico di sale.
sulla pianura. Adelante, adelante, il destino distante alla fine dell'avventura. E si nasconde in un polverone nell'orizzonte di un acquazzone, nel vapore della benzina. Diventa musica nella mattina, le meraviglie sudamericane, ecco fanatico senza pane, ecco baleno sotto le scale, e paradiso nel temporale. Federico Emanuele, grazie Cronalla, grazie Reteo. Grazie ai sempre e per sempre, gruppo tributo a Francesco De Gregori, grazie di cuore per essere stati con noi sotto le stelle di San Lorenzo. Vi ringraziamo, vi salutiamo da Colonnella in provincia di Teramo con questa gradinata che è spettacolare, monumentale e nello stesso tempo accogliente. Due giornate, due serate di Calici di Stelle per conoscere quelle che sono le peculiarità del territorio e incontrare tante realtà preziose del nostro Abruzzo. Grazie a tutti quelli che ci sono stati su Rete 8, ci rivedremo prestissimo con il Rete 8 Tour Village e anche con tanti altri graditi ospiti oltre a loro. Grazie a tutti e felice seguito d'estate. Alla prossima. Grazie a tutti.